Grazie Augusto per la tua disponibilità. Grazie già. Ti introduco sinteticamente per chi magari non ti conosce. Allora, ti chiami Shantena Augusto Sabadini, hai lavorato come fisico teorico all'Università di Milano e all'Università della California di Santa Barbara. A Milano le tue ricerche riguardavano la descrizione del processo di osservazione nella fisica quantistica, un problema che continua ad affascinarti, e in California hai contribuito alla prima identificazione di un buco nero. Negli anni 90 sei stato consulente scientifico della Fondazione Eranos, un centro di ricerca tra Oriente e Occidente, fondato sotto la guida di Carl Gustav Jung negli anni 30 del secolo scorso. E in quel contesto hai prodotto traduzioni e commentari di vari classici cinesi, tra cui Li Qing e il Tao Te Ching. Dal 2002 sei direttore associato del Pari Center for New Learning, un centro di educazione alternativo situato nel piccolo borgo medievale di Pari in Toscana, e sei lettore presso lo Schumacher College a Devon, in Gran Bretagna, e conduci corsi e seminari su fisica quantistica, taoismo, l'uso del Li Qing come strumento di introspezione. Ora, mi viene facile definirti una figura ibrida come percorso, come insieme di esperienze, discipline. Quindi la prima domanda è: qual è, potremmo dire, il filo rosso che ti ha guidato attraverso prima la fisica quantistica, poi Eranos e il taoismo e l'attività che svolgi attualmente? Ma direi che il filo rosso è la curiosità, lo stupore, è il senso di questo vasto mistero in cui siamo immersi, questo fatto sorprendente di esserci, di essere coscienti, di essere un punto di vista su questo universo di cui facciamo parte, di cui forse siamo creatori in qualche senso. Il senso di cos'è tutto questo? Chi sono io? Chi siamo? Questo è il filo rosso. Quindi un profondo bisogno di interrogarsi sul mistero che sei e che ci circonda, insomma, potremmo dire. Sì. Quindi sì. Un'attitudine anche contemplativa, e, mi sembra. E lo stupore. La meraviglia. La meraviglia. Il mistero del vivere e morire, del nostro essere transitori. E se questo mondo nasce con noi, cosa c'è intorno? Cosa c'è al di là? Domande che appartengono a tutti. In qualche senso il mio filo rosso è il filo rosso di tutti gli esseri umani. E quindi questo tuo percorso di ricerca l'hai iniziato prima attraverso
quella che era un po' più la tradizione in cui eri nato, che era quella della tradizione occidentale, scientifica, moderna, con la fisica quantistica. Sì, e devo dire che se per un verso lo studio della fisica forniva alcune risposte al comprendere i meccanismi di questo mondo naturale che ci circonda, rapporti di causa ed effetto, che inizialmente è un bello stupore anche quello. Einstein diceva che la cosa più sorprendente del mondo, la cosa più incomprensibile che sia in qualche senso comprensibile. E poi, partendo da questo, sorprendentemente incontrare i limiti di quel conoscere, incontrare l'imprevedibilità intrinseca di cui ci dice la fisica quantistica, incontrare il problema del ruolo del soggetto Certo. nell'osservazione, domande che a 100 anni dall'inizio della fisica quantistica ancora ci stiamo ponendo. Quindi sì, la fisica è stata una prima apertura sulle domande. Ma immagino se poi c'è stata questa transizione dentro di te come ambiti di ricerca, sei passato attraverso l'esperienza di Eranos e questo calarti, immergerti nella tradizione taoista. Ipotizzo perché forse non ti bastava più la chiave di lettura scientifica. Prima di questo ci sono state molte, molte altre cose. C'è stato il vivere un'esperienza di trasformazione e anche di sogni di trasformazione, di desideri di trasformazione in California negli anni 70. In cui il senso del possibile umano, in un contesto di comunità, in un contesto di scambio, di contatto e di esplorazione, di libertà. E di contatto con il mondo naturale, anche scoperto nello stesso tempo, in quello stesso contesto, anche grazie alla meraviglia degli spazi che ancora esistono nel continente americano, dove puoi camminare per una settimana senza quasi incontrare nessuno. Quindi tutta una serie di stimoli e di trasformazioni in cui il contesto strettamente razionale e scientifico diventava troppo stretto, in cui la complicità del mondo accademico con alcuni aspetti della nostra civiltà, che in quel momento per me diventavano drammatici e controproducenti. Per esempio il coinvolgimento della fisica con la ricerca militare. E più in generale, diciamo, con il mondo del capitalismo industriale e post-industriale. Quindi tutta una serie di processi, di trasformazioni avvenute molto rapidamente durante gli anni della California, che
che mi hanno portato a dare la priorità ad altre cose, a allontanarmi per un certo periodo dal mondo accademico, e scegliere di vivere in comunità, di coltivare la terra, di fare un altro tipo di esperienze. Quindi è venuta in seguito, dopo un passaggio di questo tipo. E collegandoci proprio ad Eranos, storico laboratorio di dialogo transdisciplinare, transculturale, in Svizzera, da quella tua esperienza, secondo te, quali sono generalmente le principali difficoltà, rischi che possiamo incontrare nel cercare di sviluppare una cultura a 360 gradi, cioè una cultura umana transculturale e transdisciplinare che sappia unire l'umanistico allo scientifico, la ricerca, il lavoro su di sé psicologico come la ricerca interiore e spirituale. Quali sono le difficoltà che tu hai visto maggiormente? Anche magari l'esperienza di Eranos. Sì, forse prima delle difficoltà, lascia che ti dica della ricchezza e delle Certo. possibilità di questo dialogo. Eranos in questo senso è stato per me un ritrovamento, un riprendere contatto con un congiungere, una dimensione esistenziale fortemente emotiva e fortemente incarnata nel corpo, con la sfera dell'intelletto, con giocare con la mente. Eranos in questo senso era un luogo, un incontro di yin e di yang, di maschile e di femminile, di mente e di convivialità umana notevole. Conteneva appunto questi spazi in cui a volte le conversazioni più interessanti sono quelle che si fanno in cucina di notte con una bottiglia di vino. Conteneva un senso di cura della bellezza in quelle case, nello spazio lì al Lago Maggiore, semplice, non opulenta per nulla, ma attenta, ma femminile anche nella cura degli spazi. Quindi un'esperienza ricca. Le difficoltà, tu chiedi, le difficoltà stanno, io credo, soprattutto nell'uso di linguaggi incomunicanti, in cui forse la necessità perché un dialogo davvero accada fra queste dimensioni, deve spostarsi a domande fondamentali sottostanti dal punto di vista scientifico e filosofico, religioso, mistico. I primi incontri a cui ho partecipato, scienza spiritualità, scienza misticismo, penso per esempio a un incontro a Alpbach in Tirolo, inizio anni 80, credo, in cui era presente David Bohm, Rupert Sheldrake, Dalai Lama, molte
figure grandi, sia della ricerca spirituale sia della scienza. La sensazione è stata quella di ascoltare relazioni molto interessanti che però non dialogavano. Ancora non c'era. Io credo che oggi abbiamo fatto alcuni passi e che la possibilità di un dialogo sia molto più concreta oggi. E come ti spieghi questa maggiore integrazione? Perché è avvenuta magari dentro l'individuo che dialogo questa sintesi, o perché è avvenuto qualche cambiamento più ad ampio spettro culturalmente, che il mondo magari si è rimpicciolito? Io credo che ci sono varie ragioni simultaneamente. Una è probabilmente il fatto che abbiamo un senso di urgenza maggiore. Abbiamo la sensazione che se queste due dimensioni non si congiungono, l'aspetto distruttivo della nostra civiltà procede con un ritmo accelerato. C'è, io credo, un senso, una sorta di urgenza morale nella ricerca di questo incontro, insieme con il fatto che la scienza, per esempio la fisica, con cui io sono più familiare, si serve di concetti sempre più lontani dalla visione concreta materiale del mondo. Cui siamo cresciuti e che in qualche modo ancora imbeve la visione dominante delle cose nella nostra società, anche se in fisica in qualche modo dal 1980, dagli esperimenti EPR con il teorema di Bell, sappiamo che descrivere il mondo in termini di cose, di oggetti, è inadeguato, incompleto, che il mondo non è fatto di cose e che il ruolo del soggettivo e dell'oggettivo nella creazione della realtà è più complesso, non si lascia tagliare in quel modo. Malgrado appunto tutto questo, il nostro modo di pensare e di agire su larga scala nella società d'oggi è ancora fondamentalmente fondato in un materialismo oggettivante. Quindi senso di urgenza, senso che i problemi ci richiedono un salto di coscienza, senso che la tecnologia e quindi la nostra capacità di influire sul mondo cresce esponenzialmente e che il percorso della coscienza è molto più lento, quindi siamo a livello di coscienza esseri umani dell'età della pietra, che però hanno in mano centrali nucleari, armi di distruzione di massa, tecnologia che modifica la biologia dell'essere vivente, giocattoli potenti. E se la nostra coscienza non è al passo con la potenza dei nostri giocattoli, facciamo dei disastri. Quello che alcuni chiamano una fase di salto antropologico, cioè siamo in una fase
Sì. Dove la condizione del e la definizione di che cosa vuol dire umano è rimessa in discussione fino ai fondamenti, e dove si aprono scenari da un lato di grandi opportunità ma anche di enormi rischi di distruttività. Certo, in qualche modo la sfida è proprio quella di quel salto che sta avvenendo di fatto nella dimensione tecnologica, deve avvenire nella dimensione spirituale. E mi aggancio a questo tuo stimolo, che condivido pienamente, visto che tu ti sei dato questa possibilità di esplorare il piano filosofico-spirituale di una ricerca di senso più profonda e anche di pratica su di sé attraverso il taoismo, questa antica tradizione sapienziale cinese. Ecco, quali sono stati gli insegnamenti maggiori, quelli che potremmo chiamare un patrimonio di una saggezza universale, che più ti hanno lasciato il segno, che più sono rimasti dentro in questa immersione, in questa esplorazione della tradizione taoista? Ci sono diversi aspetti. Uno degli aspetti per me più illuminanti, di maggiore ispirazione del taoismo, è la semplicità. C'è un senso del incarnare pienamente la condizione umana, direi quasi la condizione naturale, oltre che umana. In Chuang Tzu ci sono alcuni passaggi in cui si parla con ammirazione di antichi saggi che non distinguevano in se stessi essere un essere umano dall'essere un animale. Alcuni fondatori della cultura cinese, il primo imperatore Fu Qi e la sua compagna Nuwa, sono rappresentati con un corpo per metà umano e code di serpente. Il taoismo ha profondamente questo senso dell'appartenere al ciclo naturale delle cose, in cui anche la visione della vita e della morte è vista come parte di questo ciclo. Il modello per il saggio taoista è essere come un blocco di legno grezzo o essere come un neonato. Quindi c'è un aspetto, è questo della mentre nel buddismo, che io amo e ammiro moltissimo, ed è un'altra parte per me fondamentale della mia esperienza, c'è in qualche modo questa idea di liberazione, di illuminazione, di uno stato che trascende la condizione umana ordinaria. Nel taoismo è proprio la condizione umana ordinaria quella che, a cui l'adepto aspira. E lì c'è un gioco sottile, per cui è questo essere ordinario in una maniera straordinaria, per così dire. Giocando continuamente sugli opposti, il saggio taoista si definisce come grezzo,
sciocco, mentre tutti sanno bene quello che vogliono e quello che stanno realizzando. Il saggio dice di sé: io non so, sono come un bambino neonato che ancora non ha imparato a sorridere. Ecco, in questo messaggio ci sono delle scoperte fondamentali. Un'altra idea centrale del taoismo è quella del non agire, che non significa letteralmente non fare nulla, perché questo è impossibile, ma è un'azione estremamente fluida, sottile, delicata, un'azione che mira prima di tutto a entrare in sintonia con la situazione, con ciò che si dà, e che agisce dall'interno di questa comprensione, di questa situazione. Non si impone con la forza dall'esterno, ma, come dire, nutre, alleva le forze creative all'interno della realtà. Con questo senso di grande distacco, nel senso che spesso si dice il saggio fa e quando il suo lavoro è compiuto si ritira e scompare. E in un altro passaggio si dice, e la gente dice, tutto questo l'abbiamo fatto noi. E va bene che sia così. Quindi ci sono diversi messaggi nel taoismo, molto semplici, ma fondamentali. Per esempio, questo discorso del non agire si lega anche alla politica. C'è un capitolo del Tao Te Ching in cui Lao Tzu dice: il mondo è un recipiente sacro. Chi lo afferra lo perde. Chi cerca di trasformarlo lo rompe. Io appartengo alla generazione del 68 in cui abbiamo creduto di poter trasformare il mondo. E non mi pento di quei tempi. Però c'era un'ingenuità, c'era una ancora insufficiente coscienza del processo di trasformazione personale che è necessario, e in qualche modo l'illusione di poter prendere questo recipiente sacro, scuoterlo per bene e cambiarlo. In linguaggio moderno questo discorso del mondo è un recipiente sacro si potrebbe tradurre nel fatto che il mondo è un sistema complesso, non ci si può agire in questo mondo. Certo. Mi aggancio a questo tuo ultimo spunto, nel senso che a volte ci può essere il fraintendimento che è un lavoro di ricerca scientifica, culturale o addirittura psicologica o interiore, rimanga un qualche cosa di molto individuale, molto personale,
Mentre tu hai fatto questo esempio di come poi una tradizione sapienziale come il taoismo, a un certo punto, parla di politica, parla di società, ne parla molto il taoismo, di comunità, di società. Perché in fondo poi alla fin fine possiamo fare tutte le regole che vogliamo, darci tutti gli strumenti che vogliamo, ma la società è fatta anche dalle caratteristiche dei singoli individui che la compongono. E quindi ti faccio anche quest'altra domanda. Quali sono, secondo te, le difficoltà culturali, le difficoltà psicologiche che ostacolano lo sviluppo di una società più sana e costruttiva oggi? Ma credo che sia una domanda che possiamo prendere a vari livelli. Per un verso, ci sono alcuni aspetti della nostra natura che se non sono elaborati, trasformati, generano naturalmente conflitto e disordine e caos. Siamo identificati con un io, ci viviamo come separati dal mondo e questo io, identificato con sé, è avido di ciò che lo nutre e odia ciò che lo limita, ciò che lo danneggia. Quindi c'è questa dinamica molto fondamentale sulla quale possiamo solo lavorare con un processo di coscienza. Quindi questo è un livello individuale. Come andare al di là dell'identificazione con l'io, la quale, se guardiamo le cose dal punto di vista della fisica, non corrisponde a nulla di reale. Dal punto di vista della fisica, tutto questo è un intreccio di campi interagenti che copre l'intero universo e che si manifesta qui e ora in questa figura di interferenza che è il corpo di Gian seduto qui sul divano e il mio, e questo dialogo. In tutto questo, dal punto di vista della fisica, non c'è null'altro che il gioco di questi campi interagenti infinitamente estesi, no? Buddha parlava di anatta, non sé, non esistenza di un sé. La fisica fa la stessa cosa. Quindi questo è un livello. Poi possiamo guardarlo in un senso più collettivo, più sociale, più storico, processo della nostra cultura. E lì io credo c'è qualcosa di importante che, per esempio, Husserl, nella sua fenomenologia, metteva in luce questo fatto di dimenticare come abbiamo creato i concetti che danno forma al nostro pensiero, alla nostra cultura. Per esempio, dimenticare i fondamenti della scienza e viverla come descrizione oggettiva del mondo.
questo fondamento che è fondamentalmente un'opera di astrazione rispetto alla realtà, rispetto alla infinita complessità della realtà, è il selezionarne la parte misurabile e riproducibile che permette a una comunità scientifica di esistere, di dialogare e di andare avanti, che permette la prevedibilità attraverso meccanismi causali e quindi la possibilità di una tecnologia e quindi anche un elemento di potere che acquisiamo in questo modo, ma nello stesso tempo ci dimentichiamo dell'opera di astrazione che sta alla base di tutto questo, del fatto che c'è un'infinita complessità al di là di questo scheletro riproducibile della realtà. Quindi da questo punto di vista il compito è ricomprendere la nostra storia. Cioè, se vuoi, un prevalere di questa una dimensione che potremmo dire in parte nichilistica, in questo vuoto, nel mentre che comunque sei in questa mancanza di orientamento, di senso, c'è comunque un senso del potere che prevale. Certo. Che almeno quello ha una dimensione pragmatica, ma anche una dimensione distruttiva. L'astrazione genera potere e non genera orientamento. Ah, che bello. Ci lascia... Molto interessante. Ci lascia in una condizione di libertà cieca, per così dire. Possiamo giocare con questo potere, possiamo farne quello che vogliamo, ma l'astrazione scientifica non ci dice che uso farne. Quindi è solo recuperando, ritornando, abstraere e tirar fuori da, ritornando all'intero da cui quel tirar fuori è avvenuto. È solo lì che troviamo un senso, diciamo, di partecipazione con il mondo che ci orienta, il senso della vita, il senso anche quindi di un mondo vivente, il senso di un mondo che ha un'anima. Che abbiamo perso. Sì, alle tue parole mi viene in mente questo, come se per tornare all'intero da cui abbiamo estratto, astratto, dobbiamo però recuperare un modo, un linguaggio degli occhi che adesso difficilmente troviamo situazioni dove imparare a riutilizzare, però in sé noi abbiamo questa capacità di poter tornare a interrogare, forse più giusto dire a contemplare il mistero del tutto. E, come se ci fossimo completamente ormai persi nella speranza di poter tornare a un dialogo col mistero del tutto, che viviamo forse solo come frustrante perché non ci dà delle risposte nei termini in cui vorremmo, e quindi continuiamo a rinforzare con un feedback positivo, nel senso che rinforza sempre di più questo legame alla tecnica, alla forza, alla materialità. Io direi che ci sono due movimenti contraddittori nel mondo attuale. Per un verso c'è
l'incantesimo della tecnologia e della potenza, il fascino e questo direi che su scala macroscopica è la forza in questo momento predominante, ma nello stesso tempo c'è questo senso di urgenza della trasformazione, che a un qualche livello ci rendiamo conto che siamo su una via di distruzione di ciò che a qualche livello profondo abbiamo caro. Stiamo distruggendo ciò che abbiamo caro. Il pianeta ha una sua saggezza, è una sua, per cui in senso ultimo la nostra distruttività si rivolgerà contro noi stessi. Se dovessimo scomparire come specie, non è poi una cosa tanto grave se la guardiamo sulla scala cosmica, no? Siamo qui da un attimo, forse non ci saremo più fra un altro attimo, il pianeta farà altri esperimenti, forse. Però ciò che abbiamo caro, il richiamo di questa, credo che fortunatamente sempre più nella coscienza contemporanea sentiamo anche questo richiamo. Ho un'altra domanda per te. Se il presupposto per avere una buona risposta è la capacità di porci migliori domande, che domande dovremmo porci oggi come individui e anche come collettività? Probabilmente le domande che dobbiamo porci come individui sono le stesse di sempre. Chi sono io? Cos'è questo universo? Come posso vivere al meglio questo breve intervallo del mio esistere come individuo, che poi in un senso ultimo non esiste. A livello collettivo io credo che ci sono invece delle domande nuove, delle domande che in passato ancora non si ponevano, perché la nostra capacità di incidere sulla realtà era più limitata. Per cui, per esempio, alcune domande del presente collettivo sono che uso fare della tecnologia nel momento in cui la tecnologia ci trasforma e ci definisce, nel momento in cui diventiamo tutti in qualche misura cyborgs. In cui per un verso la totale hubris di essere creatori del nostro destino si dà come possibilità concreta,
accompagnata da un vuoto di criteri guida. E in cui se la dimensione tecnologica entra, per esempio, nella sfera dei processi cerebrali, il dilemma di chi o che cosa si pone queste domande. Io credo che stiamo entrando lì in una sfera di discorso radicalmente nuova. Il Brain Project, o non mi ricordo esattamente come si chiama, sì, Brain Project, sta provando a trasferire tutte le connessioni di un cervello in una macchina. Macchina che potrà essere anche poi agganciata a cervelli. A quel punto chi si pone le domande di che uso fare di questa tecnologia? La macchina stessa? I programmatori della macchina? Io credo che un forte senso di devozione alla vita, al vivente, sia forse l'unica guida che ci rimane a questo livello di domande. Ti pongo l'ultima domanda. Prima ti ho chiesto le domande che potremmo porci. Adesso ti chiedo, se il presupposto di ogni buona domanda, quindi facciamo un ulteriore passo indietro, è la capacità di vedere e mettere in discussione le nostre credenze, i presupposti, i pregiudizi, quali sono i veli, le distorsioni, gli occultamenti sui quali dovremmo lavorare per arrivare a domande più capaci di andare in profondità e dirci chi siamo. Sì, anche qui io credo che i veli e gli occultamenti sono, per un verso, quelli eterni del processo spirituale, individuale di tutti gli esseri umani, e per un altro quelli storici della condizione che stiamo vivendo. Dal punto di vista dei veli del nostro cammino individuale, io credo che il buddismo li ha formulati in maniera tanto perfetta che non abbiamo bisogno di nulla di più. E parla di tre componenti: la ignoranza, la avidità o attaccamento e l'odio o repulsione, dove l'ignoranza fondamentalmente è l'illusione dell'ego, l'illusione dell'io, l'essere, scambiarci per qualche cosa di sostanziale ed esistente in sé, da cui discende immediatamente l'avidità, attaccamento e la repulsione. Quindi sì, il velo del percorso individuale, io credo, è fondamentalmente quello. Il velo della nostra coscienza collettiva
Io credo che nella fase storica che stiamo vivendo questo velo sia fondamentalmente l'identificazione con l'astrazione. Quindi un mondo in cui sempre di più la rappresentazione astratta delle cose prevale sull'esperienza vitale, completa, vissuta. Quindi quella, quella, per capire, quella forma di pensiero che poi alimenta questa idolatria della tecnologia. Sì, okay. Assolutamente. Già tendenzialmente il vivere passa in secondo piano rispetto alla registrazione. Noi stessi in questo momento stiamo partecipando ad una registrazione mediatica che verrà poi condivisa, trasmessa. Il rischio è identificarci con questa trasmissione mediatica e dimenticarci del fatto di essere degli esseri viventi e della nostra esperienza concreta in questo momento. I figli della mia compagna, dovunque siamo, fanno continuamente dei selfie, registrano, fotografano. Queste, diciamo, questa forma tecnologica astratta di noi stessi sta sempre più prendendo il posto dell'anima. E quindi è sempre tutto legato a, come dicevi prima, a quella nostra predisposizione a cadere in una dimensione egoica. Certo. Rotolare verso l'attrattore dell'ego, potremmo sì, dire, di un sì. Sistema complesso. Sì, e questa... lì sta la congiunzione fra la dimensione individuale e collettiva. Ma questo in fondo è quello che tutte le tradizioni sapienziali, Jaspers a un certo punto propose l'ipotesi dell'era assiale. No, è qualcosa che da 2500 e 3000 anni, quando la civiltà umana ha raggiunto una certa organizzazione, ci diciamo, quasi fosse stata una prima mappatura delle nostre distorsioni, biases di specie Homo sapiens. E ancora oggi siamo fermi a fare i conti con questa nostra predisposizione, che probabilmente forse siamo fatti così perché ha avuto dal punto di vista evolutivo una certa vantaggio competitivo. Sì. E se ho capito bene, poi tu a questo dici, legata poi a questa predisposizione con lo sviluppo della scienza, del pensiero astratto che estrae dal tutto, mi è piaciuta moltissimo quella rappresentazione che hai fatto, e che poi si concretizza nella potenza della tecnica, alla quale è difficile non rimanere stupiti, agganciati, affascinati, perché ha una capacità di rivoluzionare profondamente la vita individuale e collettiva. Noi pensiamo a tecnologie, cose molto avanzate, ma anche solo
carta e penna sono già tecnologia, quindi è una, ci sono alcuni studiosi della storia della specie umana che definiscono una delle caratteristiche della specie di Homo sapiens proprio quella di non solo riconoscere e saper costruire artefatti fisici, quello lo fanno già alcuni primati e anche altri animali, ma artefatti cognitivi, no? Come sono appunto certo. La scrittura fino a internet, eccetera, eccetera. Ecco, quindi tu, colgo l'occasione per farti questa domanda ulteriore. Qual è la relazione tra questa nostra predisposizione a una visione egoica, a identificarci solo con questo individuo, con questo corpo, con questa biografia, e non avere una visione contemporaneamente anche più ampia e questa fascinazione della potenza dell'astratto e quindi della tecnica? C'è una relazione? Sì, io credo che c'è una relazione, nel senso che il desiderio di potenza è intrinseco all'identificazione egoica. È il desiderio di espansione. In questo senso la tecnologia, dalla più elementare alla più complessa, è funzionale al processo dell'identificazione dell'io. Già quando io invento una zappa e scopro che posso smuovere il terreno in un certo modo che permette alle piante di crescere, di darmi del cibo, ma l'io si impadronisce di questa possibilità. E a livello storico collettivo questa cosa è funzionale alla crescita e allo sviluppo ed è poi alla radice di tutta una cultura. Quello che accade oggi, quello con cui ci stiamo confrontando, è che questo fatto funzionale alla sopravvivenza da circa 10.000 anni potrebbe essere oggi funzionale alla distruzione totale di noi come specie e di molte altre specie viventi. Quindi siamo su questa lama a filo del rasoio di una potenza creativa superiore a quanta sia mai stato e potenza distruttiva ugualmente superiore a quello che abbiamo mai conosciuto. Shantena, ti ringrazio e ringrazio io già. Speriamo che ci sia un'altra occasione di dialogo insieme. Se il mondo sopravvive ancora un po'. Speriamo.